Ciao amico criptomane, oggi ti mostrerò come è possibile creare un portafoglio con rischio moderato che può generare fino a 1000 euro al mese di interessi. Sì, hai capito bene, un portafoglio non eccessivamente rischioso, l'ho creato apposta per generare 1000 euro e in questo video andremo a vedere come è composto, come strutturarlo. Ovviamente ragazzi, ricordate che questi non sono assolutamente consigli finanziari. Benvenuti in questo nuovo video, amico criptomane. Prima di iniziare, se non mi conosci, sono Salvatore, devi fare una cosa per me assolutamente, per far arrivare questo video quanti più like possibili. Lascia subito like, per te è gratuito, non costa nulla, per me invece è molto importante, e soprattutto iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Vi ricordo ragazzi, per non perdervi le promozioni più importanti e le notizie più importanti, di seguirmi su Instagram e su tutti i social, ovviamente di entrare nei canali e gruppi Telegram, trovate tutto nei link in descrizione. Adesso non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo a vedere come è strutturato questo portafoglio e come fa a generare oltre 1000 euro al mese di interessi, quindi di guadagno. Ovviamente ragazzi, adesso vi farò vedere, questo portafoglio può subire delle modifiche, dipenderà un po' da voi sostanzialmente come preferite gestire, perché può essere tranquillamente aumentato questo guadagno o diminuito. Ovviamente, come ben saprete, più andiamo ad aumentare quelli che sono gli API, gli interessi guadagnati all'interno di un portafoglio, e più cambiamo diciamo l'allocazione su determinati asset, aumentando l'esposizione ovviamente a determinate criptovalute, Bitcoin e altre altcoin, più il livello di rischio aumenta. È vero che nel lungo termine c'è un potenziale guadagno molto molto più alto, ma è anche vero che ovviamente siamo esposti ad un rischio davvero davvero notevole. Ovviamente vi farò vedere all'interno di questo video i possibili cambiamenti che potete apportare se volete aumentare ovviamente i profitti o se volete ridurli per avere ancora meno rischio. All'interno di questo portafoglio utilizzeremo delle piattaforme, utilizzeremo sia la DeFi che la CeFi, quindi piattaforme decentralizzate che riguardano la finanza decentralizzata, e piattaforme invece centralizzate, quindi piattaforme di lending anche centralizzate. Poi sempre in base al livello di rischio, come vi ho detto poco fa, possiamo decidere di cambiare piattaforma e utilizzare determinate piattaforme che danno API più alti, magari per un diciamo un'esposizione ad un rischio un po' più alto se vogliamo aumentare gli introiti. Ovviamente possiamo anche avere un periodo in cui sfruttiamo gli API più alti e un periodo in cui magari cambiamo piattaforme andando ad abbassare gli API, bilanciando un po' anche il rischio, non solo a livello di esposizione delle piattaforme altcoin e quant'altro, ma anche a livello di esposizione di tempo per una determinata piattaforma. L'allocazione del nostro portafoglio è composta per la maggior parte da stablecoin. In questo caso vediamo sono 3 stablecoin. Ovviamente ragazzi, queste possono essere modificate, può essere anche bilanciata con un'altra stablecoin correlata all'euro se non volete essere esposti soltanto al dollaro. Ovviamente poi vedremo qual è questa stablecoin, e in più potrebbe anche essere inserita BUSD, che attualmente è una criptovaluta, una stablecoin che non ho inserito in questo portafoglio. Poi la grande fetta del nostro portafoglio è in Bitcoin, perché ovviamente ragazzi non può mancare una fetta in Bitcoin, e una fetta più piccola in questo caso è data ad Ethereum, un 8% circa. Qua nella voce allocazione sono le percentuali, anche se non c'è il simbolo percentuale, e in questo caso ragazzi voi vedete Nexo c'è un 2%. Questo Nexo ha un motivo particolare, perché il 2% del nostro portafoglio in Nexo ci dà la possibilità di avere degli interessi più alti, perché detenendo dei Nexo, del token Nexo, ci dà la possibilità di utilizzare quella piattaforma e avere degli API più alti sia su Bitcoin sia sulle stablecoin. Poi vedremo che possiamo anche toglierla volendo utilizzando altre piattaforme, quindi mi raccomando, guardate bene tutto il video. In questo caso specifico ho utilizzato ragazzi un portafoglio da 50.000 dollari, qua vedete euro ma considerateli dollari, e considerate che comunque ragazzi questa allocazione, che sembra davvero grande, che genera 1000 euro al mese circa, può essere tranquillamente abbassata aumentando gli API, quindi utilizzando piattaforme di cui vi parlerò a breve. Quindi anche con un portafoglio più piccolo è possibile raggiungere questa cifra al mese. Ovviamente considerate ragazzi che più abbassiamo l'allocazione del portafoglio, più aumentiamo gli API e utilizziamo piattaforme più rischiose, più ovviamente siamo esposti al rischio per un guadagno ovviamente più alto. In questo caso è un portafoglio non grandissimo, anche perché ragazzi considerate che un portafoglio che genera di 50.000 euro, che genera 1000 euro al mese, è davvero a una cosa assurda. Nessun immobile da 50.000 euro genera circa 1.000 euro al mese, quindi considerando 1.000 euro al mese ragazzi per un importo di 50.000 euro, l'interesse guadagnato mensilmente è davvero davvero alto. Ovviamente come vi ho già anticipato, possiamo anche aumentare questo portafoglio e generare 1.000 euro con 100.000 euro, quindi abbasseremo ancora di più il rischio in quel
caso, oppure generarli anche con 25.000 euro, aumentando notevolmente il rischio. È possibile addirittura generarli anche con 10.000 euro. Però ragazzi, in quel caso parliamo poi di una speculazione davvero davvero grande, e potrebbe non succedere nulla nel giro di un anno, così come potrebbe magari succedere qualcosa che intacca ovviamente i nostri piani. Gli aviari, ricordate che non sono fissi e garantiti, quindi sono comunque aviari che cambiano nel tempo, ma comunque sono aviari che generalmente sono tenuti abbastanza, soprattutto quelli sulle stablecoin. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio come strutturare e quali piattaforme utilizzare. Innanzitutto cominciamo con Bitcoin, che nel mio caso ragazzi è il 30% di questo portafoglio, quindi $15.000, che sono stati messi in staking utilizzando l'API di Nexo, che dà fino al 5%, ovviamente solo ed esclusivamente se avete il 10% di allocazione del portafoglio nel token Nexo. Ovviamente in questo caso per questo c'è il 2% dell'allocazione totale in Nexo, proprio per arrivare ad avere questo API su Bitcoin. In più ragazzi c'è un 2% pagato nel token Nexo sulle stablecoin, quindi le stablecoin in questo caso pagano il 10% più un altro 2% sempre grazie a Nexo, e in più i token ovviamente Nexo che avete generano un ulteriore 7%, quindi avendo la massima membership all'interno del portafoglio abbiamo accesso a questi API. C'è anche un'alternativa che è Uholdler, che in questo caso, in questo momento ragazzi, è la piattaforma migliore in assoluto, anche perché paga fino al 6,8% in Bitcoin, quindi potete valutare tranquillamente di togliere Nexo all'interno del portafoglio e dare questo 2% in questo caso a Bitcoin o a una stablecoin se vi interessa. Addirittura potete diminuire Ethereum al 5% e dare quella differenza del 5% potete ed io ridurrò dall'8 al 5%, e quindi il restante 5% eliminando Nexo potete tranquillamente darlo o a Bitcoin o a qualche stablecoin utilizzando ovviamente Uholdler. Per quanto riguarda Uholdler ho fatto un video dedicato, trovate il link in descrizione se volete approfittare della piattaforma ragazzi, ed è anche la piattaforma che vi dà la possibilità di utilizzare EURN, che è una stablecoin correlata all'euro che non ha una market cap incredibile, quindi ovviamente ci sono sempre rischi. Se volete però essere esposti appunto all'euro e non al dollaro, e paga sempre fino al 12%, quindi potreste anche sostituire una stablecoin ancora dal dollaro con EURN, e appunto trovate il link per quanto riguarda Uholdler in descrizione se volete approfittarne. Ovviamente con la considerazione di Nexo o Uholdler ragazzi più o meno siamo là. Con Uholdler invece di $1,050 l'anno sarebbero circa $1,020 al 6,8%, mentre con Nexo c'è il 5% su Bitcoin, in più c'è il 2% di Nexo, quindi si arriva intorno ai 1050. Siamo là più o meno. Bisogna decidere sostanzialmente se essere esposti anche al token Nexo, che comunque considero una criptovaluta davvero interessante, oppure non essere esposti e ribilanciare il portafoglio, come vi ho detto prima, in modo totalmente diverso. Andiamo a vedere invece il restante dove metterlo. Per quanto riguarda Ethereum ragazzi, che comunque comprende un po' l'esposizione alle altcoin sostanzialmente, perché attualmente è un po' la regina, altrimenti potreste bilanciare anche con altre altcoin se siete esposti a altre altcoin che danno anche una APR più alta, anche perché l'APR attualmente su Ethereum ragazzi è davvero basso. Su Lido Finance, dove ci sono gli Ethereum 2.0 in staking, c'è circa il 4%, che comunque è un interesse davvero davvero basso. Però personalmente io sono esposto un po' ad Ethereum, quindi l'ho considerato, l'ho messo all'interno del portafoglio piuttosto che magari altre altcoin. Sono anche esposto ad altre altcoin, sarò sincero, a una piccolissima allocazione. Se avete un grandissimo portafoglio, in quel caso può valere la pena ovviamente considerare all'interno di questa allocazione anche altre altcoin, che può essere ad esempio Polkadot e altcoin varie, che danno comunque un interesse più alto. Questo è soltanto un esempio di portafoglio per darvi un'idea come strutturarlo per generare un interesse. Andiamo a vedere la parte interessante: USDT, USDC, USDN, come sono allocate. Io le ho divise al 50%, nel senso che il totale su USDT, USDC e USDN sono 12.500 USDT, 12.500 USDC, che sono le più sicure e le più collateralizzate, e 5.000 su USDN, che è una stablecoin algoritma per quanto riguarda l'ecosistema Waves. Tra l'altro ragazzi, io utilizzo in questo caso una piattaforma molto molto interessante, abbastanza rischiosa, anche perché comunque parliamo di una piattaforma DeFi, ha un TVL di circa 1 miliardo attualmente,
attualmente, della quale ho fatto un video un bel po' di tempo fa, ragazzi, e questi interessi sono e mantenuti ovviamente da un bel po' di tempo. È vero che abbiamo l'esempio di UST, di quello che è successo all'ecosistema Terra, e quindi ovviamente per questo c'è un grado di rischio per quanto riguarda l'ecosistema DeFi. Comunque reputo l'ecosistema Waves un ecosistema interessante ed importante. Questo non vuol dire che non potrà mai succedere nulla, che ovviamente la piattaforma è garantita al 100%, ma comunque è una piattaforma che funziona bene, che io personalmente utilizzo. Ovviamente non ho un'esposizione incredibile su quella piattaforma, proprio perché appunto comunque gli interessi che genera per me valgono la pena del rischio. Effettivamente parliamo addirittura, ragazzi, di un 47% su USDT, 44% su USDC e 87% su USDN pagati nel token Virus, che è un token che comunque ha una supply molto 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 limitata. Quindi questa è una cosa per cui mi fa credere ovviamente bene nel progetto. Quindi ragazzi, io cosa ho fatto? Ho preso le allocazioni e le ho divise al 50% su Virus Finance, quindi utilizzando questi API, e l'altro 50% dei 12.500, dei 12.500 e dei 5.000 utilizzando nel mio caso Nexo, ma potete anche tranquillamente utilizzare, come vi ho già detto, UODLer senza avere l'allocazione in Nexo, quindi prendere il 12% da UODLer piuttosto che utilizzare il 10% da Nexo. Considerate, ragazzi, che i guadagni da Virus Finance vengono ovviamente pagati nel token Virus, che può essere a sua volta messo in staking e guadagnare attualmente circa il 144%. Poi ovviamente, ragazzi, questo vi crea un'esposizione al token Virus e nel tempo dovreste ribilanciare assolutamente il portafoglio, decidendo se abbassare quell'allocazione, tenerla al 2% al posto di Nexo e detenere a vostra volta il token Virus in staking e ribilanciare il portafoglio, oppure venderli ogni volta e ribilanciare con USDT, USDC, oppure mettere liquidità e guadagni da parte proprio per mitigare il rischio qualora dovesse succedere un incidente. Se c'è qualsiasi cosa che non è chiara, ragazzi, ovviamente fatemela sapere nei commenti, fate qualsiasi domanda, mi raccomando. Poi ragazzi, se avete bisogno di delucidazioni e volete prenotare una call privata, quindi una consulenza privata, non ci sono problemi, trovate ovviamente la mail, risponderà il mio team e potete fissare tranquillamente una call per essere ovviamente delucidati, avere qualche chiarimento. Vi ricordo che non sono assolutamente consigli finanziari, ragazzi, non vi do consigli finanziari, quindi non prenotate consulenze per conoscere le criptovalute che esploderanno, per conoscere le cripto, quali cripto acquistare sostanzialmente, ragazzi, perché non do consigli finanziari nel modo più assoluto possibile, e non sono un consulente finanziario appunto. Ma se avete bisogno di delucidazioni tra virgolette tecniche, conoscere qualcosa a livello, diciamo, di piattaforme e l'utilizzo, ovviamente potete tranquillamente approfittarne o fare anche qualsiasi domanda in descrizione. Di solito riesco più o meno a rispondere quasi a tutti, ci provo. Quindi ragazzi, andando ad analizzare e a calcolare gli interessi guadagnati, avremo per Bitcoin un interesse guadagnato annuo del, diciamo, 6,8% o 5% più 2 in Nexo, e quindi un guadagno di $1,050 circa, che sono 87 dollari circa al mese, 3 dollari al giorno, solo per quanto riguarda Bitcoin. Con Ethereum abbiamo i guadagni più bassi, 160 dollari l'anno, 13 al mese e 44 centesimi al giorno, con un semplice 4%. Oppure ragazzi, ovviamente potete utilizzare gli API di Uholder, che danno attualmente il 6,5% su Ethereum, che ovviamente non è niente male. La differenza è che questa è DeFi, questa è CeFi, quindi centralizzata, quindi potete anche diversificare, fare 50% qua e 50% qua, più o meno i guadagni siamo là. È un po' un bel po' più alto, ovviamente, da 4 a 6,5%, ma comunque l'allocazione, essendo piccola, non farà questo, non inciderà in modo grandioso sul portafoglio. Poi abbiamo, come vi ho spiegato prima, 3.600 dollari l'anno con USDT, 50% su UODLer o Nexo e 50% su Virus Finance. Lo so, ragazzi, che il 50% dà un'esposizione grossa su Virus Finance, perché sono 5-6, sono circa 15.000 dollari su Virus Finance su 50. Questo è vero, ragazzi, ma questo rischio può essere anche mitigato, come vi ho già detto, quindi ribilanciando periodicamente e magari andando a spostare dopo un tot di guadagno, aumentando l'esposizione su ad esempio dopo 2-3 mesi di guadagno, andare a prendere il guadagno e diversificare, quindi abbassare l'esposizione su Virus Finance e spostare i guadagni su piattaforme CeFi e DeFi meno rischiose. Questo è quello che potete fare, quindi è importante che voi abbiate guardato tutto il video proprio per questo. Quindi abbiamo 3.600 l'anno per USDT, che generano 306 dollari al mese e 10 dollari al giorno,
In quest'altro caso $3,400 con $289 al mese e $9 al giorno, $360 al mese con USDN, ragazzi, su Various Finance e $12 al giorno, $5,80 al giorno con Nexo, $70 l'anno e 19 centesimi al giorno. Ovviamente questa è una percentuale bassissima, ma anche se cambiate rimarrà più o meno quello, per un guadagno di $12,800 circa all'anno, $1,065 circa al mese e $35 circa al giorno. Quindi un guadagno niente male, con un portafoglio comunque di rischio abbastanza moderato, non elevatissimo e non bassissimo, diciamo. È possibile aumentare questi guadagni, come vi ho detto, o diminuirli, aumentare il rischio o diminuirlo. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Per questo video è tutto, io vi ricordo di seguirmi come sempre su YouTube, tutti i social, trovate tutti i link in descrizione, dovete lasciare like per supportarmi come sempre. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto.